È un momento davvero storico, è il caso di dire. La nostra concittadina Rosa Maggio, 100 anni fa, pensate, vedeva la luce, nasceva. E dopo 100 anni è ancora qui con tutti noi, con l'affetto fantastico di una famiglia meravigliosa. E sono davvero onorato in questa sede di poter rappresentare l'amministrazione comunale, l'ente comune, per esprimere appunto a nome dell'amministrazione intera la nostra gioia, la nostra soddisfazione per avere una concittadina così longeva. E quindi porgo qui una pergamena ricordo, 100 anni, 6 luglio 1923, 6 luglio 2023, oggi un lieto pensiero accarezza i cuori, un sorriso appena accennato, un nuovo giorno di vita, la gioia di festeggiare il lieto evento. Un applauso per Nonna Rosa! E mi permetta di formularle gli auguri con l'affetto che potrebbe essere quello di un nipote. Vedete, è davvero bello vedere una famiglia così unita, perché gli anziani costituiscono una ricchezza, un valore aggiunto, costituiscono un patrimonio fondamentale della nostra vita, costituiscono le nostre radici, e allora dobbiamo tenere i nostri anziani cari, dobbiamo averli sempre con noi, dobbiamo difenderli, perché rappresentano davvero un patrimonio, una ricchezza di valori. Ed è bellissima questa scena, vediamo, penso una cos'è, una pronipote, immagino, e la nonna, l'ultima. Quindi questo ci fa capire la forza e la bellezza della vita. Ma è anche una soddisfazione arrivare a 100 anni con tutto questo grande affetto, con tutta questa grande partecipazione. Quindi gli auguri e i complimenti a Nonna Rosa, ma un abbraccio particolare a tutta la famiglia, perché evidentemente quell'esempio di vita di Nonna Rosa, vedete, è stato seguito, quei valori di attaccamento alla famiglia, di rispetto sono in ciascuno di voi, a tal punto che questa sera siete felici tanto quanto Nonna Rosa. E quindi, che dire, non mi dilungo e dico soltanto che un momento storico per tutti noi, e non è facile vivere 100 anni, soprattutto considerando che oggi siamo molto ma molto privilegiati tra smartphone, tablet, videochiamate. All'epoca già era difficile riuscire a mettere insieme il pane con la cena per famiglie peraltro molto ma molto numerose, ma questo esempio, questo fulgido esempio, deve essere la pietra miliare e deve essere la stella polare, il punto di riferimento che deve accompagnare la nostra vita e in particolar modo quella di tutti noi, delle nuove generazioni. Auguri Nonna Rosa e viva per questi 100 anni! Nonna Rosa, tanti auguri di tutto cuore a nome del Comune di Taranto. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. I nipoti, mamma. Grazie a tutti che ho visto la seconda bambina che compisce gli anni. La bambina. La bambolina della nonna. Tanti nipotini, Nonna Rosa, tanti. La bambolina della nonna. 16 nipoti, 27 pronipoti, 5 figli. La nonna, 5 figli. Saluto a tutti, figli, signora che le benedica. Saluto a tutti quanti. Bene. Grazie ancora, un bel momento di festa. Grazie.